La miglior prova che Santoro è di parte, ma al tempo stesso è oltre le parti, è il fatto che sia la destra sia questa sinistra, la cosiddetta sinistra, è contro di lui. Non piace a nessuno dei due. Entrambi lo vogliono far fuori. Quindi è la prova migliore che un giornalista bravo, professionista, che pur essendo di parte l'ha dichiarato. Tuttavia non la manda a dire né agli uni né agli altri. Quando colpisce, colpisce bipartisan, se c'è da colpire bipartisan. Lo facesse Vespa così, lo facesse la Monica Setta così, lo facesse Paragone così. Non lo fa nessuno degli altri giornalisti di destra, questo meccanismo, questo atteggiamento, non ce l'hanno. Quindi, ma che cosa volete di più? In termini di trasparenza e di onestà da una persona. Ha lavorato e lavora prendendo 3 volte meno quello che viene pagato Vespa e vale 100 volte di più. Va bene, se ci fosse la meritocrazia e il libero mercato, dovrebbe valere 100 volte più di quello che vale Vespa, eppure prende 3 volte di meno. E gli si contesta anche il fatto che viene pagato. Ma perché? La Monica Setta non viene pagata, Gianluca Paragone non viene pagato, Bruno Vespa viene pagato 3 volte più di Santoro e vale 100 volte meno. Ma allora si vede proprio che c'è una faziosità, una voglia di trovare il marcio laddove non c'è, invece che andarla a trovare dove veramente c'è. Ma questo è il popolo di destra, è abituato a ragionare così, è abituato a sentire il puzzo non su quello che ha sotto il proprio naso che ormai lo ha trasformato in profumo, ma il profumo degli altri ormai sono abituati a sentirlo come puzzo. Gli è stato fatto un autentico lavaggio del cervello e gli sono stati alterati i criteri e i parametri di valutazione della realtà, cioè gli sono stati ribaltati a questo popolo proprio i parametri di valutazione della realtà. E Santoro l'ha dimostrato.